rapinavano abitazioni e aziende nel Nolano. 7 persone sono state arrestate dai carabinieri della stazione di Palma Campania. Le indagini sono iniziate a seguito di una denuncia di rapina partita da un cittadino bengalese a febbraio 2019. Allora 2 persone, dopo aver tagliato la strada alla vittima che stava andando in bicicletta, dietro minaccia di una pistola si sono fatti consegnare il borsello contenente 50 euro e documenti personali. Grazie all'acquisizione delle immagini dell'impianto di videosorveglianza comunale, i carabinieri sono risaliti al proprietario dell'auto ed è stata quindi avviata un'attenta attività investigativa per risalire agli autori del gesto criminale. Sin da subito il quadro indiziario è stato ben chiaro e sono stati documentati ulteriori furti e rapine compiuti dagli indagati nei mesi di maggio e giugno 2019. I criminali erano riusciti a rapinare alcuni arredi di un bar accantonato in un'abitazione di Ottaviano per un valore di circa 2.000 euro ed avevano portato a segno 2 furti in aziende manifatturiere di Piazzola di Nola e Poggio Marino, dove i malfattori erano entrati praticando un foro nella parete esterna delle ditte, causando un danno di circa 10.000 euro. Inoltre, l'intera refurtiva derivante da uno dei furti è stata rinvenuta in un'azienda dolciaria di Sarno, il cui titolare è stato denunciato per ricettazione. In manette sono finite 7 persone, di cui 6 in carcere e 1 ai domiciliari. I destinatari provengono dai comuni di Ottaviano, Maddaloni, San Gennaro Vesuviano, Trecase e San Giuseppe Vesuviano e sono responsabili di rapina aggravata dall'uso delle armi e furti aggravati dalla violenza sulle cose.